Signor Ministro, autorità intervenute, partecipanti al seminario, sono veramente grato al senatore Quagliariello che mi ha offerto l'opportunità di porgere il saluto iniziale in questo evento seminariale che segna in modo forse inequivocabile e definitivo il ritorno alla normalità, pur con tutte le cautele. Inoltre sono particolarmente contento di esprimere i voti augurali a questa esperienza odierna a nome di tutta la comunità abruzzese di Magna Carta, nucleo sedimentato che aspira al più presto tornare al proprio destino di contribuente alla riflessione. Le aree periferiche che ritraggono circa il 55% dei comuni italiani e nell'ambito di queste circa l'86% è rappresentato da comuni di piccole dimensioni, posti in special modo nel riquadro delle aree interne. Può ben dirsi allora come i cosiddetti centri minori offrano una nuova e preziosa occasione di mettere a nudo le criticità strutturali e di funzionamento del sistema territoriale, la fragilità strutturale e socio-economica. Attraverso la molteplicità degli argomenti offerti e l'ampiezza delle relatrici e dei relatori che si alterneranno in questa giornata, la perfetta segmentazione degli argomenti, dicevo, la giornata di studio permette di offrire un approfondimento completo, non prima però di avere analizzato altrettanto analiticamente le criticità strutturali e di funzionamento del sistema territoriale. Rigenerazione urbana, dunque, attraverso la trasformazione territoriale, quale occasione di accrescimento di valori economici, culturali, sociali. Il recovery costituisce l'isperato, sebbene non auspicato, strumento di resilienza, pur tuttavia non registreremo alcun successo senza una concreta riorganizzazione della macchina amministrativa periferica. Oggi gli approvvigionamenti economici rischiano di rimanere al palo perché molte piccole amministrazioni sono materialmente impossibilitate o incapaci di movimentare progettazioni ed esecuzioni di opere pubbliche, come nel caso di realizzazione o di ristrutturazioni di edifici scolastici, ovvero di fornire al cittadino interessato ad investire in attività urbanistiche l'opportunità di avere risposte in tempi celeri anche in termini di ottenimento di materiale documentale. La risposta è che è necessario dare è quella di fornire nuovi e più moderni impulsi, come nel caso di completa digitalizzazione della pubblica amministrazione, affinché tali elementi di novità diventino autentici presidi. Più potere all'Unione dei Comuni, alle centrali di committenza organizzate in forma provinciale o subterritoriale e nuovo e più preparato personale nelle pubbliche amministrazioni. È certamente una delle chiavi di volta della ripresa e sul punto mi auguro l'assunzione di un dibattito concreto finalizzato a dare spunti per la soluzione di questo tema come di altri che emergeranno nel corso della discussione. Vi ringrazio e cedo subito la parola al dottor Antonio Polito che modererà questa sessione. Sì. Grazie, modererò o animerò a seconda di come, diciamo, si svolgerà il dibattito. Volevo ringraziare innanzitutto la Fondazione Magna Carta e i nostri ospiti, il Gran Sasso Science Institute, per questa sede veramente molto bella che ci consente anche di stare in presenza togliendoci la mascherina senza correre rischi. Quindi veramente una bella aula. Ringraziare il Ministro, a cui darò subito la parola perché so che ha una certa urgenza, visto che c'è una seduta del Consiglio dei Ministri che sta per cominciare. Quindi non mi dilungherò diciamo, sui contenuti, già per del resto bene espressi, di questo che ci tengo a precisare è un seminario, ci tengo a ricordarlo in modo anche da invitare tutti gli oratori a essere concreti, rapidi e brevi, in modo che possa svolgere il ruolo che un seminario deve avere.
Volevo soltanto dire, poi parleremo dei temi, volevo soltanto dire una cosa sull'ispirazione, sullo spirito di questa iniziativa di Magna Carta. Ne parlavamo prima con il senatore Quagliariello, che proporrei di sintetizzare in uno slogan: It's now or never, no? Il famoso hit di Elvis Presley, cioè questa parte del paese, che in gran parte è collocata nel mezzogiorno d'Italia, gioca in ragione di questa in continuità con questa ripresa, con questa ripartenza che stiamo tentando di imprimere al paese, gioca una partita storica, un po' come quella che si giocò, secondo me, con la Cassa del Mezzogiorno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che poi diede vita a una stagione di grande innovazione, novità anche per il Mezzogiorno. It's now or never, cioè veramente un'occasione unica, perché la crisi demografica, sociale, economica di questa parte del paese, così storicamente anche importante, va affrontata adesso, e adesso ci sono le condizioni, le risorse e lo spirito nazionale per poterlo fare. Solo questa introduzione iniziale per dare subito la parola al ministro Maracarfagna, che appunto è ministro per il Sud e la coesione territoriale, come sappiamo, e ringraziarla della sua presenza. Prego, ministro. O ministra, scusi. Grazie ad Antonio Polito, grazie naturalmente a Gaetano Quagliariello, saluto tutti i presenti, vedo il sindaco dell'Aquila, so che dovrebbe essere presente anche il presidente della regione Abruzzo, Marsilio. Mi scuso davvero per non essere in presenza, ma come ha anticipato il direttore Polito, abbiamo una riunione del Consiglio dei Ministri alle 11, quindi era davvero impossibile garantire la mia presenza, ma ci tenevo in ogni caso a farvi arrivare il mio saluto e anche il mio apprezzamento per questa iniziativa di Magna Carta, che è una fondazione che è sempre stata un punto di riferimento importante per i liberali, per i moderati italiani, che oggi trova casa anche in Abruzzo e che da lì organizza il suo rilancio attraverso un seminario su un tema davvero molto vasto, che io proverò ad affrontare producendo tre brevissime riflessioni che mi piace condividere con noi, magari cogliendo, provando anche a cogliere lo spirito del direttore Polito, adesso o mai più. La prima riflessione che io vorrei fare, vorrei condividere con voi, riguarda la svolta politica ma anche culturale che è stata determinata all'insegna dell'adesso mai più dal governo Draghi e dalle scelte di politica economica legate agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cosa intendo dire? Che da 30 anni, per 30 anni, l'Italia è stata immaginata e anche governata come un insieme di vagoni trainati dalla locomotiva del Nord. E al Nord sono stati concentrati investimenti pubblici, il Nord ne ha beneficiato in termini di crescita, di sviluppo, di posti di lavoro, di maggiore gettito fiscale e quindi con ricadute benefiche sulle risorse a disposizione per garantire servizi pubblici e benessere ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. Quel modello della locomotiva del Nord è saltato con la crisi del 2009 e non avevamo ancora assorbito gli effetti della crisi del 2009 quando sul paese si è abbattuta un'altra crisi economica e sociale dovuta alla crisi pandemica da Covid-19. Adesso che il paese ne possa uscire al traino della sola locomotiva del Nord, io credo che sia chiaro a tutti che non è possibile, ma soltanto questo governo è riuscito, anche perché non aveva, credo, alternativa, a raccogliere questa sfida e ad agire di conseguenza, perché il 40% dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alle regioni del Mezzogiorno, una quota superiore, lo ricordo sempre, alla quota di popolazione residente e anche al prodotto interno lordo prodotto dal Mezzogiorno, significa esattamente questo, cioè si intende accendere un altro motore per garantire lo sviluppo dell'Italia, perché il solo motore del centro-nord non serve e non basta per garantire la ripresa economico-finanziaria ma anche sociale dell'intero paese.
La seconda riflessione, sempre rapida, che mi piace condividere con voi, riguarda le prospettive che questa impostazione, che questa nuova impostazione, apre non soltanto per i territori, ma anche per le forze politiche che governano i territori. Su cosa saremo giudicati noi tutti fra 3, 4 o 5 anni? Dico 5 anni perché, come sappiamo, l'orizzonte temporale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è esattamente di 5 anni. Poi altri interventi, sono stati programmati nel fondo complementare con una scadenza di 10 anni, ma l'orizzonte temporale è davvero molto ristretto e impone a tutti un tasso di efficienza davvero molto elevato. Su cosa saremo giudicati? Non certo sulle baruffe quotidiane, legate, al Green Pass, o ad altre diatribe che purtroppo tutti i giorni si producono ad uso e consumo, giustamente, dei giornali che ne parlano abbondantemente. Saremo giudicati, io per prima, ma ciascun governatore, ciascun sindaco, ogni schieramento politico, sulla capacità di dare attuazione ai progetti e agli interventi che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rende possibile. Quanti asili nido in più, quanta sanità di prossimità in più, quanti sprechi in meno negli acquedotti meridionali, quanta innovazione, quanto lavoro in più, quante strade grazie al fondo complementare, quanti chilometri di ferrovia in più saremo capaci di portare nelle regioni del Mezzogiorno. Su questo saremo giudicati e a proposito anche della capacità amministrativa a cui si faceva riferimento prima, con i ministri Gelmini e Brunetta stiamo lavorando moltissimo per costruire le condizioni perché tutti possano partecipare a questa straordinaria opera di ricostruzione nazionale, tutti, dalla città più grande al comune più piccolo e più fragile delle aree interne. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un nuovo bando per l'assunzione di tecnici, progettisti, ingegneri, architetti necessari per rafforzare le pubbliche amministrazioni, del Sud. Ci sono 120 milioni di euro per consentire ai comuni medio-piccoli con popolazione al di sotto dei 30.000 abitanti di dotarsi di un parco progetti necessario per partecipare alle programmazioni, di risorse europee e nazionali. Ci sono poi i poteri di affiancamento e anche di sostituzione. Non soltanto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma in capo anche per i fondi strutturali europei all'Agenzia per la coesione nazionale per chi è in difficoltà, perché non dimentichiamo mai che noi ci troviamo di fronte ad una grande, straordinaria stagione di programmazione che riguarda non soltanto le risorse europee del PNRR, ma anche i fondi strutturali europei, i fondi nazionali per la coesione, oltre a un programma europeo. REACT-EU è un altro programma europeo per la transizione giusta, il Just Transition Fund. Prima si faceva riferimento, il direttore Polito faceva riferimento alla Cassa del Mezzogiorno. Questo enorme sforzo finanziario supera per quantità di denaro e quindi dovrebbe superare per capacità di progettazione lo sforzo di investimenti prodotto dalla Cassa del Mezzogiorno nei suoi primi 10 anni di vita. E le simulazioni che noi abbiamo a disposizione ci dicono che se saremo bravi e quindi se riusciremo a programmare, a realizzare, ad attuare gli interventi nei tempi previsti e con le modalità stabilite, il Sud crescerà nei prossimi 5 anni più di quanto crescerà il centro-nord e anche i posti di lavoro cresceranno notevolmente sia per quello che riguarda l'occupazione giovanile che per quello che riguarda l'occupazione femminile, perché l'occupazione giovanile crescerà di 4,9 punti percentuali e quella femminile di 5,5. Sembrano numeri freddi, ma in realtà si tratta di centinaia di migliaia di posti di lavoro che giovani e donne potranno trovare nel Mezzogiorno grazie agli investimenti che stiamo programmando e che realizzeremo nei prossimi 5 anni. Ultima riflessione riguarda il modello di Sud che stiamo provando a disegnare attraverso le grandi opere previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in sinergia con gli investimenti dei fondi strutturali europei e del Fondo Nazionale di Sviluppo e Coesione. Qui mi piace sempre fare una premessa perché
Il mezzogiorno non è quel deserto che qualcuno immagina e che altri amano raccontare. Le tre più grandi fabbriche italiane per numero di addetti si trovano nel mezzogiorno. Mi riferisco a Taranto, a Melfi, ma anche alla Val di Sangro. Le principali raffinerie italiane e i più grandi giacimenti di petrolio onshore si trovano al sud. I giacimenti di petrolio si trovano in Basilicata, come sappiamo. Sono al sud due dei cinque distretti aeronautici italiani, in Campania e in Puglia. È al sud, a Taranto, il maggior arsenale della Marina Militare. Poi c'è la farmaceutica, c'è l'agroalimentare, c'è il tessile, ci sono i grandi stabilimenti per la costruzione e per la manutenzione dei treni. Insomma, il sud è una realtà di sviluppo a macchia di leopardo e l'obiettivo che noi abbiamo davanti è quello di ricucire le aree più fragili a quelle a maggior sviluppo per fare in modo che al sud si possano creare le condizioni necessarie per favorire crescita e occupazione. Il sistema mezzogiorno che noi stiamo provando a disegnare fa leva sulla grande vocazione del mezzogiorno, sul suo punto di forza, sulla sua collocazione geografica, sul suo essere un ponte all'interno, un ponte centrale all'interno del bacino del Mediterraneo. Il Mezzogiorno è la porta meridionale dell'Europa ed è l'epicentro dei traffici commerciali, ma anche dei rapporti umani all'interno del Mediterraneo. Questa è la ragione per cui abbiamo voluto provare a disegnare e a costruire lo sviluppo del Mezzogiorno puntando su tre assi in particolare. L'alta velocità ferroviaria, che taglierà i tempi di percorrenza su tutte le grandi direttrici e si accompagnerà anche al potenziamento delle linee ordinarie e delle linee ferroviarie, una grande opera di modernizzazione, di infrastrutturazione dei porti meridionali a cui sono destinate risorse importanti che ammontano a 1 miliardo e 200 milioni di euro. E poi il potenziamento e la valorizzazione delle zone economiche speciali a cui abbiamo destinato 630 milioni di euro e per le quali abbiamo previsto e approvato una riforma non solo per rafforzare i poteri del commissario straordinario, ma anche per consentire che in quelle aree sia non solo più facile, ma anche più vantaggioso investire. L'operazione su cui noi scommettiamo è data dalla somma tra collegamenti ferroviari di tipo europeo, porti modernizzati e zone economiche speciali dove per le imprese sarà più conveniente investire. La somma di questi tre assi può davvero trasformare l'ambiente economico e produttivo del Mezzogiorno e attrarre investimenti nazionali e internazionali. Concludo, Gaetano, con una riflessione su una frase che noi meridionali abbiamo ascoltato tante volte e anche ripetuto tante volte, e cioè se il Sud non cresce, non cresce l'intero paese. Nessuno di noi immaginava che ci sarebbero state finalmente un giorno le condizioni per realizzare questa frase, non soltanto per pronunciarla e per ascoltarla. Io penso che questa occasione è anche un test politico e di efficienza per tutti noi, perché come dicevo prima, saremo giudicati sulla capacità di realizzare questa straordinaria occasione e io penso che sia anche un'opera di straordinario patriottismo, perché non riesco a immaginare un'operazione più patriottica di quella che ci consentirà di riunificare le due Italie, quella del nord e quella del sud. E come diceva prima il direttore Polito, questo davvero è il momento, o adesso o mai più. Grazie per questa opportunità, in bocca al lupo per i vostri lavori e spero davvero di poter essere in presenza alla prossima occasione. Grazie Gaetano. Grazie Ministro, tra l'altro tutti sappiamo che It's Now or Never è un rifacimento di O Sole Mio, quindi se non lo facciamo qua quel proponimento, Sole che tra l'altro oggi ci bacia. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a lei, direttore, grazie. E allora, prima di cominciare con la relazione di Gaetano Quagliariello, volevo un attimo dare la parola ai nostri ospiti del,
qui innanzitutto alla prorettrice del Gran Sasso Science Institute, la professoressa Alessandra Faggianna, poi al presidente Marco Mersilio della Regione Abruzzo che è collegato con noi, lo vediamo e lo ringraziamo di essere qui, e infine, last but not least, al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Prego, professoressa. Innanzitutto, buongiorno e benvenuti. Io sono veramente onorata oggi di accogliervi in quella che da 6 anni considero la mia casa, e non sto parlando solamente del Gran Sasso Science Institute, ovviamente, ma della città dell'Aquila. Perché, ovviamente, a parte l'accento, che sicuramente non mi qualifica come aquilana, io ormai mi sento un'aquilana acquisita, e nonostante gli stereotipi che ci sono sugli aquilani, gli aquilani e l'Aquila sono stati veramente accoglienti nei miei confronti, e quindi ormai io mi considero più aquilana quasi che milanese. Sono tornata direttamente dall'America qui 7 anni fa, e quindi 6 7 anni fa, e quindi insomma questa ormai è la mia casa. È un onore anche, soprattutto perché questo evento è stato veramente organizzato molto bene, quindi io volevo fare i complimenti sia alla Fondazione Magna Carta sia alla Fondazione Con il Sud per aver messo in piedi questo programma, dove io penso che oggi impareremo tanto tutti, me inclusa, anzi soprattutto io. È un tema al quale noi, non solamente io, ma tutto il mio gruppo, qui ci sono alcuni dei miei ricercatori seduti in platea, teniamo particolarmente. Infatti, da quando sono tornata 6 anni fa e ho cominciato a guidare il gruppo di scienze sociali qui al Gran Sasso Science Institute, noi ci siamo occupati attivamente, specialmente, dello sviluppo delle aree interne, delle aree periferiche, delle aree fragili. Io sono un'economista regionale, quindi mi occupo di sviluppo locale, ma ho deciso di non focalizzarmi sulle grandi metropoli, ma di focalizzarmi su quello che pensavo fosse veramente il problema, allora come lo è anche adesso. Quindi queste aree, questi territori più fragili. È un tema veramente importante, come diceva il direttore Polito, come dicevano anche gli interventi prima di me, incluso quello della ministra Carfagna, è un tema particolarmente cruciale adesso. Perché il PNRR è una vera opportunità, cominciano a esserci le risorse e dobbiamo spenderle bene. E per spenderle bene dobbiamo avere un dibattito, che è quello che vogliamo fare oggi. E secondo me in questo dibattito dobbiamo tenere presente almeno un paio di elementi che sono cruciali. Il primo è che non dobbiamo avere un'ottica solamente di breve periodo. È vero che queste risorse vanno spese nel breve periodo. Però dobbiamo pensare a cambiare la direzione dello sviluppo dell'Italia. E quindi per fare questo dobbiamo veramente pensare anche al medio e lungo periodo, fare degli investimenti, delle scelte adesso che poi non pagheranno i nostri figli. Forse non le pagheremo noi, però io ho un figlio di 10 anni, vi assicuro che non voglio che ripaghi un debito col quale noi abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Questo assolutamente non potrei averlo sulla coscienza. Per cui veramente io oggi sono qui. Non tanto per parlare, adesso ho quasi finito, 2 minuti e poi smetto, parlerò poco, parlerò forse un po' di più questo pomeriggio sulla missione 4, sull'università e la ricerca, ma sono qui per ascoltare, perché secondo me questo un po' manca, manca dappertutto, manca anche nel nostro paese. Se vogliamo avere un dibattito non dobbiamo arroccarci sulle nostre posizioni, ma ascoltare anche quello che dicono gli altri e cercare magari di avere un compromesso. Se pensiamo fin dall'inizio di aver ragione, probabilmente non andiamo da nessuna parte. La seconda cosa è che dobbiamo un po' uscire dalla logica del nostro orticello. Purtroppo questa è una cosa, dove tutti ci scontriamo. Sarà che io le piante le faccio morire tutte, non ho assolutamente il pollice verde, quindi odio la logica dell'orticello e cerco sempre di guardare, beh, l'orticello degli altri mi sembra sempre più bello, questo è un classico, ma poi cerco sempre di guardare alla big picture, come si dice in inglese, adesso mi è venuto in inglese, cioè dobbiamo pensare veramente oggi a che cosa siano le carenze del nostro paese, ma quello siamo anche bravi a vederle, no? Identificare le carenze è più facile. Quello che è difficile è trovare le soluzioni, accordarci sulle priorità, perché se non ci accordiamo sulle priorità non riusciamo neanche a capire la magnitudine degli interventi, l'ordine degli interventi, e non riusciamo neanche a trovare delle soluzioni che poi siano efficienti. Quindi questo è un po' l'ottica col quale io oggi mi approccio a questo seminario, quello di imparare le cose che ancora non so, di ascoltare tanto. Anche di apportare dei commenti, delle critiche a quello che verrà detto, ma che siano critiche costruttive, perché le critiche distruttive non servono a niente,
E quindi con quest'ottica e con lo spirito ottimista che mi contraddistingue, perché poi io sono fondamentalmente un ottimista, auguro buon lavoro a tutti. Grazie alla prorettrice Faggian. Adesso la parola a Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, che ringrazio ancora. Prego. Buongiorno a tutti, se mi sentite bene. Sì, perfettamente. Grazie, grazie Gaetano, grazie Avvocato Guido Baldi che insieme al Dottor Borgomeo della Fondazione Con il Sud mi invita a questa occasione di confronto. Abbiamo ascoltato anche le parole importanti della Ministra Mara Carfagna, molto attenta alla nostra regione. La ringrazio anche per l'attenzione e la velocità con la quale ha risposto ad alcune delle sollecitazioni che le abbiamo dato. Investire nelle aree fragili del paese, il sud e le aree interne, sin dall'insediamento del nostro governo regionale è stata una nostra priorità e certo tutto ci saremmo attesi, tranne che di dover combattere contro una pandemia che ha inevitabilmente stravolto anche l'ordine delle priorità e delle attenzioni. Tuttavia va detto che anche il modo in cui l'abbiamo affrontata ha mostrato come l'Abruzzo, il suo sistema economico abruzzese, sia stato più pronto di altri sistemi, di altre regioni, a cogliere la ripresa, a diventare locomotore di un rilancio del paese. Lo mostrano tutte le indicatori, i principali indicatori economici, la produzione industriale, le esportazioni, ci vedono tra i primissimi posti in Italia e sicuramente con medie molto superiori a quelle del mezzogiorno. Ma venendo però al tema del come affrontare e fare in modo che si riduca e si colmi una volta e per tutte questo insopportabile divario tra diverse aree del paese, io vorrei aggiungere alla riflessione nord-sud quella est-ovest. Il ministro stesso ha detto che bisogna cogliere questa occasione storica per colmare il divario tra nord e sud, anche se poi dirò due parole sulle resistenze che stiamo incontrando nell'attuazione al PNRR per dare compiuta attuazione a questo preciso indirizzo. Ma noi abbiamo anche sottolineato e riportato al centro delle attenzioni del governo e del paese l'ulteriore divario che c'è tra la costa adriatica e quella tirrenica e il combinato disposto di chi è nello stesso tempo a sud e anche ad est, cioè sulla costa adriatica, individua quello che è, diciamo, il pezzo di territorio nazionale largamente più indietro, largamente più in difficoltà, è il motivo per il quale insieme alle regioni Marche, Molise e Puglia abbiamo costituito anche una intesa per lo sviluppo dell'Adriatico centro-meridionale, attraverso la quale abbiamo presentato al governo progetti condivisi di infrastrutturazione, di crescita e di sviluppo del territorio, e le infrastrutture sono il punto debole di questo territorio, non c'è dubbio. Se l'Abruzzo è rimasto sempre a metà del guado, è da molti anni fuoriuscito dalla condizione di arretratezza che caratterizza le regioni dell'obiettivo 1 a livello europeo, quindi delle regioni meno sviluppate, e però rimane eternamente nel purgatorio delle regioni in transizione, senza mai mostrare quella accelerazione che la può portare a colmare il divario, ad entrare quindi nella media nazionale, pienamente nella media nazionale europea di prodotto interno lordo, di reddito pro capite, di produzione, di fatturato, eccetera. È perché alla crescita dell'Abruzzo, che pure c'è stata e per molti anni l'Abruzzo ha stupito l'Italia e il mondo per la capacità di mettere in piedi un sistema economico, industriale, produttivo all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Quello che lo ha frenato è proprio la mancanza di infrastrutture, piattaforme logistiche, portualità adeguata ai traffici nazionali e internazionali, autostrade moderne, ferrovie in grado di trasportare merci e passeggeri con la velocità che richiede il XXI secolo. Ci sono oggi dei programmi e degli investimenti da questo punto di vista incoraggianti, sono i primi passi per un recupero di questo divario. Il raddoppio dell'ultimo tratto rimasto a monorotaia sulla ferrovia adriatica e il potenziamento e la velocizzazione della
Roma-Pescara sono importanti, ma attenzione, non sono l'alta velocità, perché il completamento di questi progetti, che durerà molti anni e per il quale serviranno molti soldi in più rispetto a quelli che sono oggi già stanziati con il PNRR, porterà a viaggiare, se va bene, a 200 km orari, mentre il resto del mondo, a cominciare dalla costa tirrenica, viaggia a 300 km orari. E questo divario produce una minore competitività dei nostri territori. Dobbiamo quindi colmarlo, dobbiamo fare in modo che anche gli investimenti presenti, quelli sulle autostrade, si sblocchino con l'adozione del PEF. Non possiamo ogni anno sotto Natale ritrovarci a bloccare i caselli con i sindaci per reclamare dal governo la soluzione di questo problema, e tutte le volte arriva un provvedimento tampone come quello sulla chiusura, sulla soppressione dei tribunali. Basta con provvedimenti tampone, con proroghe. Vogliamo che ci sia certezza nel nostro territorio per permettere anche alle imprese e ai cittadini di programmare il loro futuro e di sapere cosa lo attende. Noi abbiamo messo in campo questa capacità progettuale e insieme anche alle altre regioni del centro Italia, perché non abbiamo fatto solo sindacato territoriale con la costa adriatica, ma l'abbiamo fatto anche insieme a Umbria, Toscana e Lazio con l'Italia centrale, che è un altro grande tema che sta di fatto bloccando lo sviluppo del paese. Ci siamo appunto messi in campo e sfidato il governo e il Parlamento a raccogliere questa progettualità e a darci gli strumenti economici, finanziari, programmatori e regolamentari per permettere di spendere davvero, di spendere subito questi soldi. Io spero che il governo e il Parlamento siano all'altezza di questa sfida e che anche attraverso l'attività di promozione culturale, di approfondimento e di ricerca che svolgono realtà come la vostra fondazione e le vostre associazioni, questo dibattito possa prendere corpo, maturare e far maturare la consapevolezza che serve. Grazie e buon lavoro a tutti, e scusate se non sono lì presente con voi, sono a Teramo per presentare altri importanti progetti di sviluppo del nostro territorio dedicati alle aree industriali, non a caso. Grazie Presidente. Grazie anche per la, come dire, per la precisione e la pignoleria con cui ha segnalato alcune strozzature, diciamo così, strutturali, ecco, che devono essere rimosse per contribuire all'obiettivo che ci diamo in questo seminario, cioè immaginare come investire nelle aree fragili del paese, nelle aree interne. E adesso la parola al sindaco Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, che è qui. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito innanzitutto alla Fondazione Magna Carta e grazie della possibilità di confrontarci su un tema che in realtà all'Aquila abbiamo aperto già un po' di tempo fa, e su questa nuova questione meridionale declinata in una nuova veste con Gaetano Quagliariello abbiamo fatto degli approfondimenti, diciamo, intellettivi che hanno portato alla stipula della Carta dell'Aquila ben prima della pandemia, insieme ai comuni di Ascoli Piceno, di Carpi e di Avellino, cioè di territori che in momenti diversi e con esiti diversi hanno subito una profonda crisi che non era soltanto infrastrutturale, quindi mi riferisco ai terremoti, ma che era soprattutto sociale, che è anche uno degli argomenti che nel post-sisma sono stati affrontati in maniera parziale, anche un po' contraddittoria, che però sicuramente una cosa buona l'hanno generata, ed è la nascita dell'istituzione che oggi ci ospita. Il tema centrale, prima ancora di parlare di infrastrutture, Marsilio lo ha fatto con grande puntualità, quelle materiali, c'è un'infrastruttura immateriale a metà, in realtà cammina sulla gamba delle persone, è che l'infrastruttura amministrativa che sta alla base dei processi che poi generano decisioni e che poi generano investimenti e che poi generano PIL, benessere. L'avvocato Guido Baldi l'ha detto opportunamente nella sua introduzione.
questa occasione irripetibile che noi viviamo e che è all'Aquila, in questo territorio, nel cratere 2009 e nella regione Abruzzo, è accresciuta da altre occasioni, da altri strumenti di programmazione finanziaria che ci troviamo ad affrontare. Non soltanto noi siamo dentro, saremo dentro alle opportunità del PNRR, ma questo territorio, unitamente a quello del cratere 2016, può godere sin da subito di un finanziamento dedicato di 1.800.000.000 circa, su cui abbiamo già approvato un programma unitario, e poi c'è il documento strategico sulla politica di coesione 21-27 che sta facendo la Regione Abruzzo, e poi ci sono i fondi dedicati alla ricostruzione socio-economica Restart. Se li mettiamo tutti insieme fanno un sacco di soldi che possono essere investiti in questa regione, in particolar modo nei territori colpiti da calamità. Però c'è un problema reale, che è quello di una disarticolazione dei sistemi territoriali decisionali, che è avvenuta negli ultimi decenni, direi, a cui hanno concorso anche delle presunte inchieste da parte di due tuoi colleghi in particolar modo, e mi riferisco a Rizzo e Stella, che hanno... È sempre colpa dei giornalisti. No, hanno contribuito, ha detto. Diciamo, hanno dato la giustificazione morale alle scelte fatte dai governi nazionali, che nulla avevano a che vedere con l'efficientamento della macchina amministrativa, e moltissimo con una necessità di tagliare indiscriminatamente soprattutto coloro che con più difficoltà potevano opporsi a quei tagli. E dicevo, ma questo non significa che sono un romantico delle comunità montane a livello del mare o delle province spendaccione, ma si è posto un problema di governance dei sistemi territoriali. Un problema di governance che le politiche successive non hanno risolto, se non fino a qualche mese fa. E mi riferisco a politiche nazionali, soprattutto quelle sui fondi strutturali, che avevano concentrato l'attenzione su due pezzi d'Italia, trascurando quello, secondo me, più importante, non soltanto perché faccio il sindaco dell'Aquila, ma per una riflessione logica. E cioè, noi abbiamo assistito per tanti anni alle politiche sulle città metropolitane, soprattutto con i programmi del PON Metro, con quella logica che mi vide in dodicesimi naturalmente, in contraddittorio con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che una volta affermò che esisteva futuro solamente intorno ai grandi hub, intorno alle grandi metropoli. Se non fosse che poi la pandemia è arrivata da noi a smentire questa cosa, e un tentativo, secondo me riuscito molto parzialmente, quello di Fabrizio Barca sulla strategia nazionale delle aree interne. Una strategia nazionale delle aree interne, e lo dico da ex sindaco di un piccolissimo comune, che era tutto un vorrei ma non posso, molta roba scritta sulla carta e poca roba diventata fattiva. E mancava il pezzo fondamentale, che sono le città intermedie. Finalmente questa categoria è entrata a pieno titolo nella programmazione strutturale, è stata incardinata all'interno dell'Agenzia della Coesione sotto il PON Metro, quelle città intermedie che rappresentano l'anello di congiunzione fra le grandi città metropolitane, che hanno bisogno di scaricare il peso di persone, di funzioni, di traffico, di qualsiasi cosa, di esigenze sociali, di marginalità, e invece quei comuni polvere. E ho detto sempre, si oscilla fra l'impossibilità di governare le grandi metropoli, perché la società corre troppo più velocemente rispetto alla politica, e l'inutilità di governare i piccoli comuni, perché non hai personale, non hai risorse, quindi sei un ragioniere che sta lì a far quadrare i conti. E Aldo Bonomi, il sociologo che noi abbiamo conosciuto bene qui all'Aquila, perché era tra i saggi che avrebbero dovuto accompagnare il percorso di rinascita, ha coniato un termine molto interessante, cioè il superamento del tema della smart city e la creazione delle aree intelligenti, delle smart land, delle smart areas,
cioè con le città intermedie che diventano punti di riferimento significativi dal punto di vista dei numeri, tali da poter attrarre e fare da, diciamo, chioccia anche alle piccole realtà. Per fare questo c'è bisogno di rinforzare le amministrazioni pubbliche. Per tanti anni noi abbiamo subito i tagli, i vincoli, gli standard, i piani del fabbisogno, il rispetto della spesa storica, il taglio rispetto alla spesa storica. Oggi c'è qualcosa che sta cambiando, l'ha riferito anche il ministro Carfagna con le nuove assunzioni. Il principio è rinforzare gli enti territoriali, rinforzarli anche nella capacità di fare squadra con i centri di competenza che sul territorio esistono, e centri di competenza di eccellenza esistono anche e soprattutto nelle aree interne, anche e soprattutto nelle città intermedie. Questo qui ne è un esempio, ma c'è anche l'Università dell'Aquila, è presente qui il rettore, ci sono i laboratori del Gran Sasso, ci sono le grandi istituzioni che fanno cultura in questa città e nel territorio. L'opportunità sarà unica se noi saremo in grado sostanzialmente di spendere, e chiudo con un tema che va affrontato immediatamente, che è quello della semplificazione. Assistiamo a delle cose paradossali nella nostra nazione, addirittura l'ultima è questa prova muscolare fra il Consiglio di Stato e l'ANAC, con il Consiglio di Stato a richiamare l'ANAC nel dire fermati perché non sei tu il legislatore e non sei tu un giudice, tu fai un altro tipo di lavoro. Essendo il Consiglio di Stato molto presente tra i legislatori e i governanti però. Sì, questo è un tema di... conflitto di interessi non da poco. È un tema di confusione della governance a livello statale, a tutti i livelli. E quindi dobbiamo lavorare molto sul tema delle semplificazioni, che è un argomento che il governo si troverà necessariamente, con cui si troverà necessariamente a fare i conti. Se no temo che il PNRR diventi quello che diventano in genere programmazioni settennali delle regioni, soprattutto quelle del sud. Si passano 3 anni a programmare, si passano 2 anni a fare bandi, si passa 1 anno a fare gli appalti, si arriva all'ultimo anno che non si è speso niente e si recupera tutto quello che si trova in giro pur di rendicontare una spesa che poi genera quel debito cattivo di cui ha parlato Draghi e che consegneremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Io sono molto d'accordo con l'osservazione che ha fatto il sindaco, anzi io sono proprio nostalgico delle province apertamente, ma non è la colpa dei giornalisti che hanno inventato la casta, è che hanno abolito la casta sbagliata, è solo questo che, diciamo, non è, la denuncia era giusta, la cura è sbagliata. Perché la casta più forte in genere è perché la casta più debole era più facile da abolire. Allora, la parola al presidente della Fondazione Magna Carta, il senatore Gaetano Quagliariello. Sì, grazie Antonio, grazie innanzitutto per essere qui, ormai sei diventato un amico dell'Aquila, ti consideriamo tale ogni volta che chiami, grazie anche a Massimo Alesi che poi invece animerà la seduta del pomeriggio. I miei ringraziamenti vanno innanzitutto alla istituzione che ci ospita e credo, fa molto piacere che tanti, diciamo, si chiamano stakeholders del paese, possano conoscere oggi questa istituzione di eccellenza che onora la città dell'Aquila e che negli ultimi anni, diciamo, ha avuto anche un suo consolidamento. Mi fa molto piacere essere riuscito a dare un piccolo contributo insieme al senatore Rubbia affinché questo accadesse. Voglio poi ringraziare la Fondazione per il Sud, non solo per aver partecipato a questa iniziativa, ma anche per tutto il lavoro che facciamo insieme. Il suo presidente, Carlo Borromeo, oggi ha un intervento chirurgico, quindi innanzitutto vanno i miei auguri. Ha scritto un intervento che io in parte ho ripreso nella mia relazione, che poi faremo circolare anche per iscritto. Vorrei ringraziare tutti quanti voi, perché mi sembra che veramente, appunto, le presenze siano
insomma, un segno di attenzione a questo tema, ed è abbastanza raro riuscire in un lavoro seminariale a tenere insieme tante competenze e tanti centri di interesse. In particolare un ringraziamento va al governo, al ministro Carfagna per quello che ci ha detto, ma poi anche ai ministri del turismo e della cultura che qui sono rappresentati ai massimi livelli. E vorrei aggiungere il Ministero della Funzione Pubblica. Abbiamo incontrato insieme con il sindaco, il ministro Brunetta, alcune cose dette dal presidente della Fondazione Magna Carta Abruzzo, l'avvocato Guido Baldi, riprese da Marsilio e dal sindaco. Credo che molto presto riusciremo a organizzare un seminario col ministro Brunetta su questi temi e anche per dare alcune notizie che riguardano il territorio. Le ha anticipate anche il presidente Draghi, cioè la possibilità che l'Aquila sia sede della scuola di pubblica amministrazione per quel che riguarda l'Italia centrale. È una prospettiva concreta, ci sono i fondi e ci stiamo insomma operando affinché questo avvenga. E dopo appunto le università, il centro di ricerca del Gran Sasso, la scuola della finanza, la scuola dei vigili del fuoco, evidentemente fa dell'Aquila anche un hub per quel che riguarda evidentemente il tema della formazione di particolare importanza. Ecco, finiti i ringraziamenti, io vorrei molto brevemente proprio il più breve possibile dividere la mia relazione introduttiva in tre parti. Una prima è una riflessione sulla cosiddetta questione meridionale, credo che si imponga. La seconda, contribuire a fare un punto sulle risorse a disposizione per le aree fragili presenti nel PNRR. E infine, ma veramente molto molto brevemente, due parole sull'organizzazione dei lavori. Io credo che parlare di questione meridionale nei suoi termini classici, così come l'abbiamo appresa da coloro i quali l'hanno tematizzata, sia oggi impraticabile. Rischia di far apparire datato e fuori tempo massimo qualunque discorso. Rischia anche di indurre chi ascolta una tediosa sensazione di ripetitività. D'altra parte, però, la frattura tra nord e sud del paese è tutt'altro che risolta. E l'attuale pandemia l'ha probabilmente approfondita e resa più evidente. Due sono i punti che possiamo desumere dalla lunga storia della questione meridionale, ripresa e modulata in modi tanto diversi nei corsi degli anni, che ci portano, diciamo, a questo cambiamento strutturale. Il primo è il suo esaurimento come questione nazionale, affrontabile e risolvibile dallo Stato. Lo Stato ha certamente ancora un ruolo decisivo, ma è fortemente condizionato oggi nella sua capacità decisionale e nella sua capacità di intervento, da un lato dalle autonomie regionali e locali e dall'altro dall'Unione Europea. Il secondo punto è la difficoltà di riportare ormai sotto un unico capitolo un mezzogiorno che non si può considerare un unico blocco compatto. Lo ha spiegato bene il ministro Carfagna. Il mezzogiorno oggi è un territorio articolato, frammentato in aree molto differenti sul piano delle potenzialità di sviluppo, della vitalità produttiva e sociale e della consistenza strutturale. Va inoltre riconosciuto, tema ripreso dal presidente Marsilio, un peso notevole anche alla frattura verticale del nostro paese, quella tra il versante tirrenico e l'Adriatico. Frattura che si aggiunge a volte si sovrappone a quella nord-sud. Pur riconoscendo dunque una certa perdurante omogeneità delle condizioni del Mezzogiorno d'Italia, riteniamo ormai più adeguato parlare di aree fragili del paese, così come abbiamo voluto richiamare
questa formula nel titolo del nostro incontro. Tra i territori che per vari motivi definiamo fragili ci sono naturalmente le aree interne, che costituiscono una consistente porzione del nostro paese, percorso dalla dorsale appenninica. E anche gli squilibri fra l'interno e la costa, tra spazi rurali e metropolitani, si intersecano e spesso si aggiungono a quelli storici tra nord e sud. Le aree interne rappresentano il cuore di una società nazionale e custodiscono un patrimonio artistico, culturale, ambientale, socio-economico e antropologico di inestimabile valore. Questo è anche un patrimonio identitario. Sono zone che risentono fortemente del progressivo calo demografico che affligge tutta l'Italia. Io penso che uno degli obiettivi di questo seminario è quello di fare delle riflessioni trasversali. Io penso che il tema demografico sia al centro di qualsiasi riflessione. È un tema che sta assumendo dimensioni drammatiche nel nostro paese e ancora più forti in alcune zone del nostro paese. Se non lo consideriamo e lo mettiamo al centro, difficilmente riusciamo a fare passi avanti. Su questo vorrei anche dire che con alcuni colleghi di tutte le aree politiche, nessuna esclusa, abbiamo chiesto al Parlamento una sessione straordinaria sul tema della demografia, che in qualche modo sia propedeutica a una riflessione sul PNRR. Vorrei che appunto questa tematica possa essere considerata e nel caso rilanciata dal nostro incontro, perché i luoghi di cui parliamo rischiano, diciamolo con chiarezza, la desertificazione. Lo spopolamento porta con sé problematiche di grande rilievo che vanno affrontate fino a quando c'è ancora tempo. Primo tra tutti è il degrado ambientale. Il declino della salvaguardia abituale e continuativa del territorio è strettamente legata all'antropizzazione, alla coltivazione dei terreni e questo tema evidentemente riguarda anche il patrimonio architettonico e storico, sia quello paesaggistico che quello che viene detto green. In tempi di green economy e di attenzione agli stili di vita compatibili con la sostenibilità ambientale, le risorse offerte da tanti borghi italiani delle aree interne sono fondamentalmente dei presidi che non possono essere abbandonati. Dunque, aree fragili del paese. Questa non solo è una questione astratta di categorizzazione, il passaggio dalla questione meridionale alle aree fragili, è una concreta questione politica di opzioni che oggi sono a portata di mano. Nell'epoca della disintermediazione tra i poteri centrali e quelli periferici, il ruolo del PNRR ha fatto riscoprire alla politica una centralità nel dialogo con i territori, creando oppure sottolineando la necessità di una sinergia di intenti nella prospettiva di un nuovo rinascimento. È una formula abusata, ma si tratta in realtà di una prospettiva reale. E questo è un approccio di una visione che non può essere solo di natura territoriale e locale, ma deve prendere in considerazione l'area vasta. Le aree interne rappresentano dunque oggi anche una opportunità di ristrutturazione della governance locale, con un dialogo e una sinergia con la struttura centrale, in cui si superino vecchie resistenze, vecchi stereotipi, si riscopre la città media come punto di riferimento per i territori. Insomma, il PNRR deve essere anche l'occasione per tornare a una visione politica di respiro, non limitata alle scadenze immediate e contingenti, quello che diceva Alessandra, e soprattutto attenta ai bisogni di territori caratterizzati
da svantaggi di natura sia geografica che di competitività. Ecco, se questo, diciamo, è la, se questa è la cornice, quali sono le opportunità? Alcune ci sono state esposte dal ministro, dal governatore, dal sindaco. Io ho fatto una piccola ricognizione leggendo il PNRR e in questa ricognizione non si può che partire dai fondi stanziati e previsti dal fondo complementare 2021-2026 che mettono sul tavolo 300 milioni di euro per le aree interne, di cui il 47% si trova nel sud Italia, per rispondere alle prime necessità, solo alle prime necessità, ossia la messa in sicurezza delle vie di comunicazione e di collegamento. A usufruire di questa cifra saranno 72 aree già comprese nella strategia nazionale aree interne, ma potranno usufruirne anche quelle che eventualmente dovessero essere ufficializzate entro il 31 dicembre 2021. Quindi un primo compito è quello di integrare queste 72 aree. Ripartire dalla manutenzione rappresenta, diciamo, il primo passo, non solo per la tutela degli abitanti, ma anche per le possibilità di industrializzazione, occupazione, sviluppo demografico di tali aree, che ad oggi, a causa di un mancato coordinamento nell'articolazione dei lavori e delle direttrici di finanziamento, sconta gravi ritardi. Vi sono poi gli investimenti legati alla digitalizzazione, secondo capitolo, e alla formazione, che potranno essere eventualmente integrati da quelli predisposti per le città e le periferie. Si tratta di 159 progetti per 2,8 miliardi. Serve costruire una cultura che sia un ponte d'incontro tra la transizione digitale e la cosiddetta transizione verde. La sfida del divario tra nord e sud sarà incentrata proprio sulla competitività che le regioni meridionali potranno recuperare grazie a interventi mirati allo sviluppo di rete di impresa che mettono insieme servizi, persone e cultura digitale. Tutto questo anche nel quadro del nuovo ruolo della pubblica amministrazione, di una riforma generale del codice degli appalti, di una riforma fiscale che possa promuovere l'impresa in tutte le sue forme. Insomma, le forme di semplificazioni possibili. Terzo capitolo e terza opportunità. Le nuove forme di mobilità in una prospettiva di coesione territoriale. La politica e le amministrazioni sono chiamate a rimodulare i piani urbanistici delle città, a modernare le reti di servizi per garantire l'efficientamento energetico e per rispondere a esigenze, richieste di mobilità integrata per le aree interne e di periferia, in primis sul versante ferroviario. Per le aree interne e il mezzogiorno si potrebbero aprire nuove opportunità, creando un'unica dorsale produttiva dal mare alla montagna, rompendo l'isolamento che è forse il primo fattore frenante per lo sviluppo dei nostri territori e in particolare dei piccoli borghi. Questo ci porta alla quarta opportunità, i borghi appunto, che nel PNRR sono presenti. Si parla di 1,02 miliardi di euro nella missione 1, quello della digitalizzazione per il Piano Nazionale Borghi, un programma ad hoc di sostegno allo sviluppo economico e sociale di piccoli centri attraverso progetti locali a base culturale volte a valorizzare il turismo sostenibile alternativo. Se quindi una nuova cultura del trasporto in connessione a una nuova cultura dei neoluoghi raggiungerà il risultato sperato, borghi e aree interne potranno vivere una nuova stagione da cui si potrà ripartire per un cambio di marcia, auspicabilmente a livello demografico e a livello economico. Quindi un'occasione seria e concreta per formulare una proposta politica per le aree interne e il mezzogiorno.
se saremo in grado di superare la frammentarietà con un coordinamento normativo e un raccordo operativo degli strumenti di sostegno finanziario, in sinergia con le banche di investimento locali e le casse rurali. Qui c'è un altro tema che giustifica questo seminario e anche magari la così forte presenza, che ovviamente è una novità che salutiamo con piacere. Nell'ultimo incontro avuto con il presidente Draghi e i suoi collaboratori, abbiamo insistito su una cosa: la possibilità degli enti territoriali di accedere ai fondi del PNRR è oggi veicolato dai cosiddetti bandi, quelli che le cabine di regia stanno mettendo a punto. Evidentemente i bandi sono settoriali. Alcuni progetti possono invece essere progetti complessi, che attraversano diversi aspetti e che coinvolgono anche differenti soggetti, per esempio enti territoriali e grandi gruppi di Stato o gruppi privati o università. E quindi quello su cui abbiamo insistito, su cui abbiamo avuto assicurazione, è che si aprirà un altro canale, oltre quello dei bandi, per i cosiddetti progetti complessi, che potranno vedere appunto soggettività differenti. E credo che la possibilità di incontrarsi è anche la possibilità di fare sinergia e iniziare a mettere a fuoco opportunità concrete, perché partire presto vuol dire evitare la prospettiva sulla quale il sindaco si è soffermato alla fine del suo intervento. Ecco, quindi queste sono le possibilità, questa è la cornice e questo giustifica le 5 sessioni sulle quali oggi noi articoliamo il nostro lavoro, sessioni che non vanno viste come 5 gabbie, ma semplicemente come 5 direttrici sulle quali organizzare il lavoro e la riflessione, sperando che tra esse si possano creare connessioni, iniziando dal tema che ripeto perché vedo ora in sala il presidente Blangiardo, che ringrazio in modo particolare di essere qui, iniziando dal tema che è la spina dorsale di tutti, e cioè la crisi demografica che sta colpendo il paese e in particolare alcuni territori del paese. Consentitemi infine due parole sul fatto che questo incontro si svolge all'Aquila. Non è una casualità. Io credo che noi siamo di fronte a una grande occasione di ripresa del nostro paese. L'Aquila ha dimostrato di essere una città resiliente, merita di essere considerata la capitale della resilienza in Italia. E se si parla di ripresa, perché noi, grazie al cielo, abbiamo giorni drammatici alle spalle, ma non siamo usciti dalla crisi, io credo che l'Aquila abbia qualcosa da insegnare a tutto il paese e forse il fatto che incontri come questo si svolgano qui può avere anche un significato di carattere metaforico che vale la pena sottolineare. Vi ringrazio ancora tutti quanti veramente della vostra presenza e vi auguro buon lavoro.